abbiamo carissimo messaggio a Meriana da parte della Chiesa della Pace del 2 gennaio 2018. Per la verità i messaggi sono rivolti a tutti, infatti incominciano col nome dei cari figli, però questo messaggio ci viene dato appunto come quello del 2 di ogni mese attraverso Meriana. Cari figli, quando sulla terra viene a mancare l'amore, quando non si trova la via della salvezza, io la madre vengo ad aiutarvi a conoscere la vera fede, viva e profonda, ad aiutarvi ad amare davvero. Come madre anelo al vostro amore reciproco, alla bontà e alla purezza. È mio desiderio che siate giusti e che vi amiate. Figli miei, siate gioiosi nell'animo, siate puri, siate bambini. Mio figlio ha detto che ama stare fra i cuori puri, perché i cuori puri sono sempre giovani e lieti. Mio figlio vi ha detto di perdonare e di amarvi. So che non è sempre facile. La sofferenza fa sì che cresciate dello spirito. Per crescervi il più possibile spiritualmente, dovete perdonare ed amare sinceramente e veramente. Molti miei figli sulla terra non conoscono mio figlio, non lo amano. Ma voi, che amate mio figlio e lo portate in cuore, pregate, pregate e, pregando, percepite mio figlio accanto a voi. La vostra anima respiri il suo spirito. Io sono in mezzo a voi e parlo di piccole e grandi cose. Non mi stancherò di parlarvi di mio figlio, amore vero. Perciò, figli miei, apritemi i vostri cuori, permettetemi di guidarvi maternamente. Siate apostoli dell'amore di mio figlio e del mio. Come madre vi prego, non dimenticate coloro che mio figlio ha chiamato a guidarvi. Portateli nel cuore e pregate per loro. Vi ringrazio. Spirito Santo, stammi vicino. Bene, carissimi, come vedete, cari amici, anche questo messaggio, come quelli precedenti di Meriana, sono molto più, come quelli precedenti date appunto a noi attraverso Meriana. La Madonna nei messaggi del 2 del mese si dilunga in profondità e fa delle vere e proprie catechesi. E direi che i messaggi del 25 sono più stringati, hanno una dimensione, un contesto più ecclesiale, sono rivolti alla parrocchia, sono rivolti alla Chiesa. Invece nei messaggi del 2 del mese la Madonna tiene presente anche tutta la vasta parte della famiglia umana, che comunque sono i suoi figli, che non conoscono suo figlio, che non lo amano e che lei intende ad avvicinare a suo figlio attraverso di noi, attraverso noi che viviamo suo figlio, viviamo in un modo profondo la fede e l'amore, in modo tale che appunto attraverso la santità della vita, la gioia, la purezza, la semplicità, il sorriso dei bambini, possiamo portare quella luce e quella grazia che possono avvicinare le persone che hanno perso la strada, che hanno perso il senso della vita, che si girano nel labirinto dell'effimero senza trovare una via di uscita. Noi adesso, cari amici, vi consiglio, per come lettura di questo messaggio, di leggere frase per frase, perché ogni frase è un poema e ogni frase racchiude verità straordinarie. Ogni frase trabocca dal cuore di Maria, che è pieno di bontà, di sapienza, che è pieno di amore materno e che in un modo impareggiabile, cari amici, ci guida all'incontro di suo figlio. La prima frase, cari amici,
ci dice, ci spiega ancora una volta, l'ha fatto tante volte la Madonna, e ci spiega il perché di questa lunga presenza in mezzo a noi. Per molti questa presenza della Madonna, così tanto tempo in mezzo a noi, dà un po' fastidio. Come se dicono, ma c'è già la scrittura, abbiamo già il Vangelo, abbiamo già la Chiesa, cos'è questa, insomma, Madonna? Sappiamo che dei Vangeli ha parlato poco o niente, adesso parla solo lei, insomma, sappiamo quante critiche vengono rivolte a questa lunga presenza della Madonna, no? Però sarebbe meglio chiedersi per quale motivo c'è questa presenza così lunga della Madonna. La Madonna ci ha detto più volte, è venuta perché per risvegliare la fede, per aiutare la Chiesa, per gli altri strumenti per avere la pace nel mondo a rischio di autodistruzione, e qui per insegnarci a pregare. Insomma, ha detto tutta una serie di motivazioni convergenti sulla sua presenza qui in mezzo a noi, dove praticamente ci dice: sono qui perché avete perso mio figlio e sono qui per indicarvi la strada per trovarlo. E stavolta dice: sono qui perché sulla terra viene a mancare l'amore. Cioè, nel mondo domina l'egoismo, domina l'odio, domina la cupidigia, domina la violenza, domina i principi di questo mondo che sappiamo è menzognero, omicida. Quindi la Madonna è qui perché in questo mondo manca l'amore. Quando dice manca l'amore, intende dire che mancano i cuori che accolgono l'amore. Mancano i cuori che si aprono all'amore, che è l'amore di Gesù, l'amore di Dio. Quell'amore che appunto noi, accogliendo, poi diamo agli altri. Ed è qui perché la gente, il mondo, non trova la via della salvezza. Cioè, vaga nel labirinto dell'effimero e corre verso la strada della perdizione, della rovina, anche sotto il profilo della stessa sopravvivenza del pianeta. Allora, proprio perché il mondo è allo sbando, gli uomini sono allo sbando, gli uomini stanno costruendo l'inferno su questa terra, proprio per questo dice: io, la madre dell'umanità, perché la Madonna è la madre non solo della Chiesa ma dell'intera umanità, vengo ad aiutarvi. E in che modo la Madonna intende ad aiutarci? Intende ad aiutarci a conoscere la vera fede, non la fede fai da te, la fede di comodo, come ce la stiamo confezionando noi, che eliminiamo tutte le varietà di fede che ci danno fastidio, e che riduciamo la fede come, sì, ci sarà qualcosa, magari c'è qualcosa, questa è la nostra fede, no? Sì, ci deve essere qualcuno, sì, appunto, questa non è vera fede, questa è neanche un'infarinatura, è qui per farci conoscere la vera fede che è luce della vita, è fede viva che infonde la vita, che è un vero incontro con Gesù, ed è qui per aiutarci ad amare per davvero. E come si fa ad amare per davvero? Dando agli altri con l'amore che Dio dà a noi. La Madonna desidera, dice, ecco la seconda frase, bellissima, come madre anelo al vostro amore, reciproco, alla bontà e alla purezza, sono qui perché fra voi, voglio che fra voi vi amiate, voglio che siate persone buone, voglio che siate persone pure, è mio desiderio che siate giusti e che vi amiate, figli miei siete gioiosi nell'animo, siete pure siete bambini, cioè la Madonna è qui perché vuole che noi ci amiamo reciprocamente, che siamo persone buone, che siamo persone pure, che siamo persone giuste. La parola giusto è una parola biblica che indica colui che fa in tutto e per tutto la volontà di Dio. È qui perché vuole che siate gioiosi nell'animo. La felicità, cari amici, come abbiamo visto, non è una chimera, perché non è una chimera, ma sta dove noi non pensiamo che avremmo mai pensato che ci sia. Cioè la felicità sta nella fede in Gesù Cristo, nella fede in Dio. Fuori dalla fede in Dio non c'è felicità, c'è il vuoto. Io sono qui perché voi attraverso la fede in Gesù siete gioiosi nell'animo, siete puri, cioè il cuore non nido di vipere, ma un cuore dove abita Dio, dove abita l'amore. Siete bambini, cioè non quelli bambini, sono persone semplici e sincere. Non sono calcolatori, non sono persone che ingannano, non sono persone che cercano di essere più furbe degli altri. Poi la Madonna dice quali sono i cuori che lei desidera presentare a suo figlio Gesù.
e dice: mio figlio ha detto che ama stare con i cuori puri. La parola puro indica un cuore che si è purificato da tutte le passioni. Quali passioni? Superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, acidia. Sottolineo anche la lussuria, perché oggi, cari amici, si celebra la divinità della lussuria. Si presenta la lussuria come fonte di felicità, e invece è semplicemente fonte di schiavitù. E questo è un punto su cui dovremmo riflettere, perché quando la Madonna dice cuori puri, indica tutti i 7 vizi capitali, ma in particolare la lussuria, che appunto è quel vizio che rende impuri i cuori, forse più degli altri vizi. Mio figlio ha detto che ama stare fra i cuori puri, perché i cuori puri sono sempre giovani e lieti. Altro, cari amici, che andare negli istituti di bellezza per farsi rifare, quando si cominciano a vedere le rughe. La perenne giovinezza, la perenne letizia, sta nell'avere l'amore di Dio nel cuore. Un cuore purificato dalle passioni è un cuore sempre giovane, è un cuore lieto, è un cuore felice, è un cuore gioioso, è un cuore umile, è un cuore disponibile, è un cuore buono. Questo, cari amici, è ciò a cui noi dobbiamo tendere e a cui la Madonna ci guida, ad avere un cuore puro, come quello dei bambini. E poi la Madonna risponde ovviamente alla nostra obiezione, ma è troppo difficile oggi. La Madonna dice: so che non sempre è facile, però la sofferenza, l'impegno, perché la sofferenza può essere quella che subiamo, ma anche quella che viene dalla rinuncia all'effimero, dalla rinuncia alle passioni, dalla rinuncia al mondo, dai sacrifici. La Madonna ci dice: la sofferenza non è qualcosa di distruttivo. Fa sì che cresciate nello spirito, che diventate persone più profonde interiormente. E poi la Madonna ci indica quello che è oggi più che mai una delle espressioni più nobili dell'amore. Dovete crescere il più possibile spiritualmente per imparare a perdonare sinceramente e veramente, cari amici. E il perdono, possiamo ben dirlo, è tutto cristiano. È il distintivo del cristianesimo. Il perdono che Dio dà a noi e il perdono che noi diamo agli altri ogni giorno. Il perdono di cui ci ha fatto l'esempio Gesù in croce morendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi la Madonna, dopo averci detto cosa vuole da noi, si rivolge agli altri suoi figli, quelli che non conoscono suo figlio Gesù e non lo amano. Non dice niente contro di loro, però dice quello che noi dobbiamo fare per loro, e cioè dobbiamo pregare per loro e trasmettere loro Gesù così come noi lo abbiamo assimilato. E dice: molti miei figli sulla terra non conoscono mio figlio, non lo amano, ma voi che amate mio figlio e lo portate nel cuore, cari amici, chiediamoci se lo amiamo, lo portiamo nel cuore. Pregate, pregando, percepite, cioè sentite mio figlio accanto a voi, è più ancora che accanto a noi, dentro di noi. La vostra anima respiri il suo spirito, cioè Gesù in noi ci irradi col suo amore, con la sua luce, con la sua pace, con la sua gioia. Ecco dunque, cari amici, la Madonna ci manda alla missione. Fra quelli che sulla terra, fra i suoi figli, non conoscono suo figlio, ci dice di pregare per loro e di irradiare suo figlio, e respirando noi il suo spirito, irradiandolo su di loro, quindi e fondendo su quelli che non conoscono Gesù la gioia, la pace del Vangelo, la fede, la luce, la sapienza, il perdono. E la Madonna ci dice, cari amici, una frase, a mio parere, che ci dice perché la Madonna è qui da così tanto tempo, ci dice perché lei è qui da così tanto tempo in mezzo a noi, parlandoci di piccole e grandi cose. Le piccole cose sono quelle che riguardano, cari amici,
La nostra vita quotidiana, le grandi cose sono quelle che riguardano gli eventi del mondo. Dice, io sono in mezzo a voi e parlo di piccole grandi cose. Arriverà anche il tempo dei segreti, quelle sono le grandi cose. Però, attenzione, sottolinea come dire, guardate che starò qui ancora parecchio tempo con voi. La Madonna, attraverso la veggente visca, ha fatto sapere che rimarrà qui con noi in apparizioni quotidiane, almeno uno dei veggenti, per tutto il tempo dei dieci segreti, e dice, non mi stancherò di parlarvi di mio figlio, amore vero. Capito? Noi che diciamo, che speriamo, dico speriamo, cioè quelli che hanno in avversione Medjugorje, speriamo alla Madonna, tolga il disturbo, speriamo che non ci disturbi più con le sue parole, eccetera, speriamo che la smetti di dare i messaggi. No, la Madonna ci fa sapere, all'inizio del nuovo anno, che non mi stancherò di parlare di mio figlio. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Quanto ne abbiamo bisogno? Quanto ne ha bisogno gli uomini? Quanto ha bisogno delle parole della Madonna? Non mi stancherò di parlarvi di mio figlio, amore vero. Perciò, figli miei, apritemi i vostri cuori, sto parlando di mio figlio, sto portandovelo, aprite i vostri cuori. Permettetemi di guidarvi maternamente. Insomma, viene ad aiutarci, ma noi diciamo no, ma guarda, stai su in cielo, stai zitta, perché qui facciamo noi. Io sono in mezzo a voi, non sto in mezzo a voi, non mi stanco di parlare. E parlerò di cose grandi ma anche di cose piccole, di tutto ciò che avete bisogno. Però voi figli miei, apritemi i vostri cuori, ma insomma ascoltate questi messaggi, ripassate questi messaggi, leggete questi messaggi, mettete in pratica questi messaggi, anzi mettiamoli in pratica. Perciò figli miei, apritemi i vostri cuori, permettetemi di guidarvi maternamente. Siate apostoli dell'amore di mio figlio e del mio amore materno. Siate apostoli dell'amore di mio figlio e del mio amore materno. Cioè diciamo a chi non conosce Gesù quanto sono amati, perché sono tutti i suoi figli. Tutti i figli di Maria, tutti i fratelli di Gesù. Poi si rivolge ad amici, ai pastori della Chiesa, che il Papa, i Vescovi, tutti i sacerdoti, che molte volte sono sotto, diciamo così, il bombardamento delle malelingue. Dice, come madre vi prego, non dimenticate coloro che mio figlio ha chiamato a guidarvi. Vi prego, come ci dice anche Papa Francesco, non dimenticate di pregare per me. E lei dice, non dimenticate coloro che mio figlio ha chiamato a guidarvi, portateli nel cuore e pregate per loro. Vediamo come un invito che ci obbliga, cari amici, a quello di portare nel cuore i pastori, anche quando non si comportano bene, perché leggiamo cose ogni giorno sui giornali, che purtroppo il diavolo fa la sua parte, come l'ha fatta nel collegio apostolico. Il diavolo ha sempre la sua parte, attacca i ministri di Dio, i ministri della Chiesa, però anche in questi casi noi, cari amici, li guardiamo con lo sguardo della compassione e li raccomandiamo al Signore. Portateli nel cuore, non puntiamo il dito e pregate per loro. Vi ringrazio. Solo per te, Regina della pace. Rileggiamo questo meraviglioso messaggio. Basterebbe un messaggio di questo genere, cari amici, per farci crescere spiritualmente tutto il mese. Cari figli, quando sulla terra viene a mancare l'amore, quando non si trova la via della salvezza, io, la madre, vengo ad aiutarvi a conoscere la vera fede, viva e profonda, ad aiutarvi ad amare davvero. Come madre, anelo a vostro amore reciproco, alla bontà e alla purezza. È mio desiderio che siate giusti e che vi amiate. Figli miei, siate gioiosi nell'animo. Siate puri, siate bambini. Mio figlio ha detto che ama stare fra i cuori puri, perché i cuori puri sono sempre giovani e lieti. Mio figlio ha detto di perdonare e di amarvi. So che non è sempre facile,
La sofferenza fa sì che cresciate nello spirito. Per crescere il più possibile spiritualmente, dovete perdonare e amare sinceramente e veramente. Molti miei figli sulla terra non conoscono mio figlio, non lo amano. Ma voi che amate mio figlio e lo portate in cuore, pregate, pregate e pregando percepite mio figlio accanto a voi. La vostra anima respiri il suo spirito. Io sono in mezzo a voi e parlo di piccoli e grandi cose. Non mi stancherò di parlarvi di mio figlio, amore vero. Perciò, figli miei, apritemi i vostri cuori, permettetemi di guidarvi maternamente. Siete apostoli dell'amore di mio figlio e del mio. Come madre vi prego, non dimenticate coloro che mio figlio ha chiamato a guidarvi. Portateli nel cuore e pregate per loro. Vi ringrazio. Madre mia purissima, confido solo in te. Bene carissimi, questo era il messaggio della Regina della Pace. Io mi dico veramente, questi messaggi li può dare soltanto la Madonna, e chi altro potrebbe darli? Eppure molti se ne fanno un baffo. Pazienza, preghiamo per loro. Arriverà il momento anche loro, che anche loro capiranno la grazia di questa presenza. Mentre noi cari amici adesso siamo arrivati al termine di questa prima mattinata che faccio dopo ho fatto una settimana di riposo nel quale ho potuto ovviamente mettere a fuoco i programmi di catechesi che affronteremo nei prossimi mesi, prossime settimane, nei prossimi mesi, e insomma anche per, come si dice, iniziare l'inizio dell'anno riattizzando, come si fa col camino, no? L'amore di Dio nei nostri cuori, la fiamma viva dell'amore, perché con la fiamma viva dell'amore, cari amici, e della fede, si riesce a superare tutte le difficoltà. Ringraziamo Dio, carissimi, per il dono della fede, per il dono dell'amore, per il dono di sua madre, per questa presenza di Gesù nei nostri cuori, per questa grazia che Dio ci dà di poterlo donare agli altri, di poter cooperare all'opera della redenzione. Non lasciamo che i nostri fratelli periscano nella tenebra dell'effimero. E cari amici, grazie per tutto quello che avete fatto in questi giorni e che farete, perché Radio Maria, cari amici, è una grande grazia della Madonna che richiede i sacrifici necessari che voi comunque state facendo e che facciamo tutti insieme. E possiamo ben dire, cari amici, che lungo questa strada, pure difficoltosa, siamo pieni di gioia e pieni di pace. Restate cari amici sempre in sintonia, sono stato dolcissima Radio Maria.